WhatsApp. Ma che invenzione fantastica è WhatsApp? La possibilità di contattare qualcuno in tempo reale con un messaggio vocale istantaneo, ma quanto è bello, no? No! È una malattia! Ma perché mi dovete mandare audio di 15 minuti? Siete più fastidiosi delle briciole nel letto, maledetti! Non fatevi macchia mamme! Io con 15 minuti di vita ci faccio un sacco di cose più belle! Tipo pulire casa, fare la cacca, guardare tutta la sigla del Trono di Spade, farmi una cultura! Dai, è impossibile, non può entrare davvero tutto dentro! Dettagli! Invece no, i messaggi vocali! Ma calmiamoci! Signori, questo è WhatsApp! Collaterali. Che poi non è per fare l'ipocrita, i messaggi vocali li mando anch'io, ma non durano quanto una puntata di Pomeriggio 5. Io non posso vivere così. Tu stai lì super arrapato con la voglia di possedere quella tipa che per una volta l'anno per volontà divina te la vuole concedere e succede questo. È una condanna! Ma che schifo il mondo! Ma poi la maledizione delle chat archiviate. No, dico, ma che potere hanno? Hanno diviso più coppie loro che l'impotenza sessuale. No, dico, se stiamo a rende conto. E quelli che hanno ancora lo stato... Hey there, I'm using WhatsApp. Ma c'è un girone all'inferno per quelli come voi. Se hai ancora questo stato e hai meno di 40 anni, significa che sei più inutile di una storia su Facebook. E soprattutto... Ricordatevi che il tempo è prezioso e limitato. Non mandare un messaggio vocale superiore a un minuto di vita. Supporta anche tu la mia campagna. Metti like e condividi. E quindi Francesca mi ha detto che il ragazzo gli ha comprato quella borsa. Quella borsa che avevamo visto, ti ricordi? La Victoria's Secret, quella grande, rosa, gigante con tutte... i brillantini, quella che ti avevo detto che non costava neanche tanto, vabbè, insomma, il ragazzo gliel'ha comprata e questo la voglio anche io. Ma vaffanculo!